Bagnoli è un paese parzialmente isolato che rischia il totale isolamento. La situazione concernente la viabilità è disastrosa e a nulla sono serviti gli ultimi appelli alle istituzioni. Il comitato di cittadini, sorto spontaneamente per chiedere dignità per Bagnoli del Trigno, ha convocato una riunione molto partecipata per studiare le forme di protesta da attuare al fine di sbloccare una situazione che sembra ormai cristallizzata. Diverse le iniziative vagliate in sede di assemblea, tra cui l'occupazione della Trignina e la restituzione delle tessere elettorali. Le decisioni sono quelle prese a maggioranza della popolazione presente di restituire le tessere elettorali il giorno 26, di procedere all'attraversamento lento della Trignina, quindi a una protesta pacifica che sarà concordata però con le autorità preposte, e di invitare le istituzioni, il Presidente della Regione, della Provincia, di invitarli in un'assemblea pubblica qui a Bagnoli alla presenza dei sindaci, allargheremo anche la presenza dei sindaci ad altri comuni, alla presenza dell'amministrazione per sentire dalla loro voce che cosa intendono fare per il nostro territorio. Stiamo parlando di strade, stiamo parlando di infrastrutture, il problema non sono solo le strade, iniziamo da qui. Ma i problemi sono anche altri, tant'è vero che un'altra decisione importante che è stata presa è quella di costituire in ogni comune un comitato di protesta e quindi di procedere poi a un coordinamento dei vari comitati. Questa sera c'è stato l'apporto da parte di un comitato già esistente in Poggio Sannita e in Agnone. Cercheremo altre adesioni, altri appoggi e porteremo avanti la protesta sinché non ci venga dato non la solita promessa, il solito contentino, finché non ci vengano fornite delle considerazioni e dei programmi a breve, ma anche a medio e lungo termine, credibili e validi.